Ciao a tutti ragazzi, siamo gli Evo Cousin. Io sono Davide. E io sono Simone. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Benvenuti. A parte il dildo gigante che abbiamo qui davanti, che Davide vi... No, avete già visto l'unboxing del dildo gigante. Bene. Ecco, Blue Yeti. E quindi niente, praticamente non si vede un Cristo però. Oggi finalmente siamo qui su un video di Clash che ci avete pregato. E oggi ve l'abbiamo portato. Abbiamo portato una guerra a 30 contro 30. Uscirà la 50 contro Gnegno. Uscirà la 50 contro 50. Fra poco. Aspettate, almeno fate un po' di visualizzazioni su queste cose, almeno vediamo come va. Partiamo con l'attacco di Delu, Daniele, che si è il nostro. Voglio le visualizzazioni. Oh là, vediamo. Eccoci il replay qua, signori. Delu difende, il allora, finocchio non lo prende nel culo, a quanto sembra. Lo prende, Gugi, lo prende. Bene, ragazzi, svuota il castello con dei porci maiali. Schifosi cani ladri. Come Delu. Che è un porco. Che è un porco. Maiale, quindi, perché è maiale. Non sapete cosa mi dite. Ragazzi, tentativo di svuotare il castello. Done. Si ferma. Si sta addormentando, signori, non sa che vuole fare. Sfidato il video. È partito il video. Sfidato, oddio. Signori, l'avveleno. Con l'avveleno cerca di uccidere un drago e una mongolfiera. Proprio così. L'avveleno all'uno pensa che fa miracoli. Ma mamma mia, ma proprio non ha capito ancora Clash of Clans che gioco è. Peccato, eh. Peccato. Vero, è vero, peccato. Però vabbè. Gli fa molto piacere Delu perché ha già la vittoria in pugno. Guardate come le mette le porci, ragazzi, è il ballo dei porci questo qua. Guarda la pozza dove l'ha messa, oh. Le pozioni le mette tutte, da tutte le parti tranne sopra i maiali. Cioè, giusto, da tutte le parti le sta mettendo, eh. Proprio. Ma lui pensava che i porci attaccavano, volavano e prendevano il drago, capito? Certo, col martello magari. Sulla testa. Porco, esatto. Bene, il re barbaro, poveretto, è lì alla brace praticamente, sotto quel cazzo di cannone lì. Arrivano gli scheletri, il drago, la mongolfia. Vabbè, ok, va bene ragazzi, basta ragazzi, così. Questo è stato un attacco molto potente. Delu non l'ha preso nel culo, strano, perché... Beh, strano, 31%. 31%. Ora andrà avanti con il numero 18, che è il nostro Combat Dark. Con lui non possiamo permetterci di insultarlo, però... Però un insultino ogni un tanto, insultino, secondo me, ci sta. Anche qua l'attacco di porci maledetti, che... Cagni bastardi, esatto. Svuota il castello. E fino a qua vediamo se anche lui cerca con un avveleno di svuotare. Oh, tutti che cercano di ammazzare il drago con l'avveleno. Almeno questo qua l'ha centrata l'avveleno, dai. E questo è già un buon. E butta la pozza! Pozione di cura! Pozione di cura sui la maiali. La pozza su. No, su prima sugli archi, perché. Giusto così. Va bene. Pozione di cura prima sugli archi. Anche questo qua pensa che fanno Thor volando, ma non ha capito che. Vabbè. Non funziona così. No, vabbè. Ragazzi, ma disinstallate sto gioco. Basta con. Andate a giocare a Flipper, cazzo. Vabbè, ma guarda che roba. Ha deciso di. Ah, Re Barbaro. È arrivato Re Barbaro, signori. Crede di fare il 30% con Re Barbaro. Vediamo, È arrivato il Re Barbaro. Intanto. Beh, va bene, Re Barbaro Macello. Ma non hanno 24%. Capito che devono portarsi un po' di archetti per uccidere i draghi, no? I porci volanti, è giusto così. Giusto, giusto. Ragazzi, come vedete, questa guerra è stata molto combattuta, devo dire. Due fail su due fail. Adesso andiamo a vedere un altro attacco a Dark Graganga. A Dark Graganella. A Dark Graganella. Allora, vediamo, sto villo qui. Io spero, che stia registrando. Speriamo che stia registrando, perché il dildo, ragazzi, io non lo rifaccio, ma avviso, attaccata al cazzo. Prendete la prossima, mi arrivo. Ragazzi, i draghi tutti lì, va benissimo. Per forza. Adesso non è che li sparpaglia un pochettino, no. Tutti lì, se almeno becca un air seeker, figa, tutti insieme se ne ammazza. E vabbè, è giusto così. Vediamo giusto come così. Va. Ecco, esce il draghetto nostro, che sono quelli teleguidati, come dice. Sì, noi c'erano i draghi teleguidati, ragazzi. Esatto. Che poi i teleguidati non c'hanno un cazzo, però quello non niente. È un problema. E vabbè. E vediamo cosa fa praticamente. Notare come il drago loro in difesa è più potente di tutti insieme i nostri, cioè, però io. Praticamente. L'avveleno su chi l'ha messa? Sul municipio. Ah, ok. Bisogna avvelenarlo il municipio ogni tanto, dai. Così le municipie, quelle lì che sono dentro. Le municipie. Le municipie almeno. Le municipie. Qua ho sbagliato a toccare, è uscita la chat del clan. Vabbè sono particolari. Comunque, vediamo il macello. C'è un drago in alto a sinistra che continua. È nato. Il deposito è stato più resistente di lui.
E imperterrito quel drago stasera continua. Bistecca di draghi. Dragon con stick, Dragon con stick. Contorno di Og Rider anche. Ok, quelli poi. Con contorno di Og Rider, ragazzi. E quindi 49 c'è questo qua, si sono mangiato le mani. Allora, come potete vedere, il nostro clan è molto potente. Sì. Cioè, non siamo sono delle gli altri best. Che fanno cagare, no? Ma siamo noi che. E qua, ragazzi, c'è praticamente tutti i 3 stelle. Gli ultimi 3 stelle. Noi, però, in questa guerra abbiamo fatto veramente molti 3 stelle. Noi abbiamo fatto molto cagare in questa guerra, no? Perché. Molti 3 stelle, a parte qualcuno. Allora, eccoci qua, allora adesso un altro attacco, signori, di Bonnie, che è un nostro doppio account, ricordo. Presente. Eccolo qua, signori. Ragazzi, un attacco della Madonna, cioè proprio... Una bestia, tutto di draghi, olè. Festa. Signori, destino mi ha fatto. Completamente di draghi. Fulmini, draghi. Fulmini per togliere l'aereo. Metta. Eccolo qua, eccolo qua, signori. Ragazzi, si vede prima che... ho cercato con gli altri... Con gli archi qualche punto morto, ma non ce n'era di punti morti. Quindi tutti preso vivi erano, quindi niente percentuale in più dall'inizio. Ragazzi, furiettina sui draghetti, no? Che così siamo belli incazzati. Come le bestie. Come le bestie, come le bestie nere devono essere. E vabbè, vi ricordo che sono un municipio al 9 contro un municipio all'8, quindi per quello che gli ho fatto 3 stelle. Eh beh, solo per quello, perché sennò, ragazzi, possiamo assicurarvi che proprio non ci muovevamo neanche. Anche perché poi vedrete i nostri replay. E quando ci saranno i nostri replay, ragazzi, ci sarà da penso morire. Penso che vi iscrivete tutti al canale. Sì. Così imparate. Noi facciamo i tutorial di come fare i fail. Sì, esatto. In guerra, non quelli belli, cioè non quelli brutti, quelli proprio belli, belli. Professionali, sì, li esatto. Chiamavano. Professionali. Beh, ragazzi, c'è la regina qua che... fa bordello. Cioè, bordello. Bordello, sì, tranquillamente. Drago contro il deposito, signori. Drago contro mongolfiera, regina contro mongolfiera e vince la mongolfiera. No, la regina. Vince, cazzo, nessuno. Vince la regina, vince. Vabbè, e qua guarda il cannone contro regina. E vince il cannone. E vince il cannone, ragazzi. Vince il cannone. E vabbè, qua sono 3 stelle proprio easy peasy, lemon squeezy. Grande Surri. Bravo, Surri! E andiamo a vedere un altro replay. Un replay che è stato molto significativo per noi. Molto. Perché è del grandissimo e nostro maestro Delu. Esatto, maestro gay. Gay. Perché è un po' gay, è però gay. È maestro. Però, cioè, noi non abbiamo nulla contro i gay, anzi, appunto, lui è nostro amico. Esatto, noi siamo amici dei gay. Che, in teoria, attacca alla cazzo, no? Però, fortunatamente, fa 3 stelle, non si capisce il problema, cioè... Non si capisce il problema. Non si è capito però... ancora, però... Perché attacca talmente di merda, ragazzi, che fa 3 stelle. Esatto. E noi, peggio ancora. Noi, attaccando di merda, ne facciamo 0. Però, perché noi siamo particolari. Io sono stato bravo a noi fare... Noi siamo, ragazzi, in Italia, gli unici livelli 120 che fanno il 2%. Cioè, siamo 0% noi, con tutte le truppe. Questa è la prossima serie che potremmo fare. 0%. Road to 0%, esatto. Signori. Ragazzi, nuova qua, serie, qua fa... su Ibokusin. Golem, insomma, schieri golem, un po' di spaccamura a caso. I maghi se li dimenticati perché dice che non servono secondo lui. Sì, è vero. L'ho sentito anch'io quando lo diceva. I maghi ci sono. Se li era un attimo dimenticati perché stava prendendo il caffè. Comunque. Sì, i maghi che prendono i caffè. Tanti caffè. Decaffeinati. Ecco i Pekka. I Pekka arrivano, sono belli neri, anche loro incazzati. Sono belli. Qua ci sta la foto di Deka qua, cazzo. Sono il nostro amico Deka. Ragazzi. Ciao Deka! Ragazzi, Deka è il nostro idolo, cioè sì. Ci fa morire quando dice le cose, è proprio. Figo. Quindi vorremmo una collaborazione con lui, sì, perché almeno gli portiamo un po' di iscritti, gli portiamo, esatto, perché non ne ha tanti, no? Deka, tranquillo, ti boostiamo noi su YouTube, sì. Non c'è problema. E qua i Pekka fanno il giretto, no? E ragazzi, vi ricordo che c'è una pagina su Facebook, no ai giri di Pekka, ed è questa. Che non è nostra, quindi facciamo pubblicità così a caso. Beh, non dirglielo, Gugi, dai. Ah, vabbè, è nostra. È nostra, cioè. Comunque, imperterriti qui, Pekka, sono proprio Pekka, si vede che sono Pekka. Sì, in effetti si vede dalle corna che c'hanno, proprio quelle. E una spadina solo, perché Delu ce li ha scarsi lui. Scarsi come padrone. Ce li abbiamo con voi. Ragazzi, 3 stelle, cioè dai, ma... Bravo! Delu, fai schifo. Dopo... Delu, dai, così. Va bene. Bravo. Qua, ragazzi, facciamo un attacco, un attacchino di Combat Dark, che è bravissimo. Bravissimo, quindi... Che cazzo lo conosce? C'è il nostro clan, dai. Ah, sì, no, ma, ragazzi, era per dire lo conosciamo. Ah, eh. Tutto così. Sì, quindi sì. Anche qua un altro attacco di draghi, sempre 3 stelle, perché siamo OP, sì. Quindi... sempre 3 stelle, lo sa già lui che fa 3 stelle. Mi sembra, mi sembra. Ti che sa di 3 stelle, infatti la disposizione sì, sì. Praticamente sa di un attacco da 3 stelle. Mi stanno cadendo le lenti qua. Scusate.
Cioè, oggi c'è qualche problema tecnico. Solo oggi. Solo eh? Oggi. Fai veramente schifo. No. I PEC che si accingono al municipio, attenzione. Torre Barbaro. Eccolo qua, dal retro, signori. Dalle lo chiamavano, mie. Lo chiamavano Backdoor Rebarbar. Backdoor Rebarbar. LCS, ragazzi, League of Legends style. Insomma, il municipio, c'è il drago da solo che fa il municipio. Quello lì l'ha lasciato lui come compito. E qua, oh, mi t'ho detto che erano tre stelle. Mi sembra che erano tre stelle. Insomma. Perché l'attacco si sa, dall'attacco sì, si vede. Si vede, cioè, si sì, vede sì. Che ha attaccato bene. Appunto, esatto. Combat ha attaccato benissimo. Bravo, Combat. Bravo, ti facciamo i nostri complimenti. Ebbene, vai, qua ci accingiamo alle tre stelle. Accingiamo. Ci accingiamo, mica che termini, ragazzi. Cioè, ma voi li vedete, sti termini in giro? No. No, solo noi ce li abbiamo, ragazzi. Ragazzi, un altro attacco di Luca Snake. E lui, ragazzi, è veramente bravo, eh. Come... Sì, sì, no, in effetti è vero. Lui è bravo. Posiziona... Che cazzo? Qui c'è il nostro clan. Anche sì. Se... lui è bravo perché posiziona i draghi bene a ventaglio con le fulmini. Fa fuori le aeree, no? Una aerea, perché ne ha una. A ventaglio? A ventaglio. E niente, ha fatto il municipio. Insomma, dai, tu sempre solite rognate. Qua, su. Rognate, vero? Sì, solite rognate. Va bene, glu 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 glu. E il drago al 4 si incazza sul deposito. No, cuci tranquillo. Non sputare per terra, per favore. E poi ci tocca anche pulire. E qua c'è invece il nostro. Questo è il professore Luigi, è Claudio. Questo è Claudio. Oh, questo è Babbo, ragazzi, non potete capire. Questo no, è proprio Babbo. Ragazzi, è proprio il maestro. Il maestro dei sì, il maestro dei succhiacazzi. Perché, ragazzi, lui gestisce 60 account. Lui lo chiamiamo la NASA, signori. Lui è la nostra NASA del clan. Praticamente lui gestisce tutti gli account FK del clan. Esattamente. È una vera bestia. E da un anno che attacca. Bestia. E quindi sempre tre stelle. Praticamente fa. La guerra la compone lui, no? Sì, tutti i suoi account sono. Va bene, qua vediamo un attimo un attacco di live che mi sembrava che è già partito, però fa niente. Sono già quasi al municipio. Oh mio Dio, il municipio, la vita del municipio. Siamo in live, signori, siamo in live. Sì, su Twitch 40... siamo in live, ragazzi, un 50%, 50, 50, 50, 50. Lo fa, lo fa, lo fa. 50. Olè, 50%. Gli avversari sono questi. Vabbè. Seriamente? Non vedi? Ah, cazzo. Noi dobbiamo difendere qui, QG. Ah, no! Draghi, morite! Morite, morite! Anche vabbè. Voi, io! Ragazzi, tutti dai, in piedi! Su. Morite! Vabbè, morite. Qua fa il giro, dai. Il giretto non... Una stella, via, dai. Questo, esatto. Questo è easy. Allora, ragazzi... il replay è quasi finito. In 10 secondi dobbiamo farla alla fine. Quindi, ragazzi, è tutto bello. Mettete mi piace. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Ah, ci avanzo anche 3 secondi. Ragazzi, salutate le mamme. Ciao. Ciao.